Partita divertente a prescindere dal risultato a Misano, dove il Castrocaro vince il match andando sotto e soffrendo però il buon gioco misanese nel primo tempo, ma dilagando nel finale. Partono forte i biancorossi del Castrocaro, che si portano in vantaggio già al secondo grazie a un'azione corale trasformata da Capitan Monti, che da zona centrale supera Maggioli, che può solo smorzare il tiro. Il Misano cambia atteggiamento e sale di tono. Al quinto il numero 10 Trabucco alza la testa e vede Renna appena fuori dai pali e lo supera con un potente pallonetto. Un gol pregevole di pregevole fattura. È 1-1. Due minuti dopo, azione in contropiede dei biancoazzurri. Biagini, tra i più in forma, sfrutta la sua rapidità per superare nell'1 contro 1 Renna. È 2-1 Misano. Al 14esimo, Misano vicino alla terza marcatura con Semprini, d'azione da calcio d'angolo. La sfera prolungata per il numero 8 e il suo tiro acrobatico poco sopra la traversa. Passano i minuti della prima frazione di gioco e le squadre si riassestano ed equilibrano, rivaleggiandosi soprattutto in mezzo al campo. La svolta però arriva al minuto 40 con un fallo di un difensore del Misano su un attaccante forlivese. È calcio di rigore. Barducci si incarica della massima punizione e col suo destro spiazza Maggioli sul lato opposto. 2-2. Misano torna in attacco ma su capovolgimento di fronte è lesto e cinico il Castrocaro a ribaltare nuovamente il risultato con la doppietta personale del classe 89 Monti, scattato sul filo del fuorigioco. Ora è 2-3 Castrocaro. Nei minuti di recupero, pregevole 1-2 fra Trabucco e Biagini, quest'ultimo decentrato prova il tiro e la sfera finisce di pochissimo sopra la traversa di Renna. Inizia il secondo tempo senza azioni degne di nota. 15esimo arriva il poker per il Castrocaro con un'azione insistita dei biancorossi e il pallone scaricato all'indietro per Satanassi, che con una bella finta si aggiusta al tiro e sigla una pregevole gol per il 2-4. Ora è il Castrocaro a premere per il gol della sicurezza e perviene al quinto gol con un'azione al minuto 33 sui piedi del numero 9 Bonavita, che prima si fa stoppare il tiro dal miracoloso Maggioli ma è bravo a siglare sul tap-in. 38esimo e arriva anche il sesto gol degli ospiti con la doppietta per l'11 Barducci. Finisce così con un 6-2 per gli ospiti, più affamati di risultato per cercare di insediare le primissime posizioni del girone.